Benvenuti alla nuova edizione del TG Oristanese. Apriamo con la cronaca. Ancora incendi nell'Oristanese. Il primo nell'agro del comune di Sini, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della stazione del Corpo Forestale di Ales, coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero Super Puma proveniente dalla base di Fenusu e dal personale del GAF di Oristano. Sono intervenute quattro squadre dell'Agenzia Forestas e una squadra dei Vigili del Fuoco di Oristano. Il secondo incendio in agro del comune di Albagiara, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della stazione del Corpo Forestale di Ales, coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero Super Puma proveniente dalla base di Fenosu. Sono intervenute due squadre dell'Agenzia Forestas e una squadra dei Vigili del Fuoco di Ales. E ora sentiamo una nota di Paolo Desogus sulla politica regionale. Mali recenti come la installazione selvaggia di pale eoliche o endemici come gli incendi, la siccità, i trasporti e la sanità sono le emergenze che continuano a dannare l'iniziale cammino della giunta regionale presieduta da Alessandra Todde. Difficile trovare soluzioni su problemi da anni in cancrena, come ad esempio la sanità, che è quello più emergente, e la mancanza di medici disponibili per essere inviati nei centri di primo soccorso o ad esercitare come medici di base o di famiglia che siano, disponibili a operare anche nei piccoli centri abitati o in diversi di questi. Medici ostaggio di una mala sanità che percorre i sentieri delle professioni che da tempo hanno scordato il senso del giuramento di Ippocrate reso al momento del conseguimento della laurea in medicina. Troppi veti, troppe le fughe in avanti alla ricerca di posizioni che si intende levare e mettere insieme in tempi brevissimi. La capitaneria di Porto di Oristano ha posto sotto sequestro i casotti del porticciolo di Torre Grande. I dettagli nel nostro servizio. Sono stati sequestrati i fabbricati in legno presenti all'interno dell'area del porto turistico di Torre Grande. Questo è in sintesi l'oggetto dell'interrogazione presentata al sindaco di Oristano dai consiglieri di minoranza. Nei giorni scorsi la capitaneria di Porto ha posto sotto sequestro i casotti realizzati nei mesi scorsi lungo la banchina principale sotto gli occhi dell'amministrazione comunale e della stessa società di gestione del porto turistico. Tali manufatti sequestrati risulterebbero abusivi. Con l'intervento della capitaneria, le problematiche all'interno dell'area del porticciolo continuano a sommarsi tra loro, arrecando disagi agli utenti. I consiglieri chiedono dunque al sindaco e alla giunta di conoscere chi ha realizzato e chi ha autorizzato il posizionamento nell'area del porticciolo dei fabbricati in legno posti sotto sequestro. Cosa prevede nel caso specifico dei casotti realizzati il piano regolatore portuale del porto, il cui incarico di relazione venne aggiudicato con la determinazione del dirigente del settore sviluppo del territorio numero 681 del 14 giugno 2018. Per problemi tecnici non è stato possibile attivare la procedura online per l'accettazione e rifiuto del servizio prima infanzia, pertanto sarà necessario scaricare il modulo, compilarlo e inviarlo all'indirizzo comune.oristano.it entro il 12 agosto alle ore 12. Affinché non riparta nell'isola la peste suina africana, il governo nazionale rafforzi il cordone sanitario su animali e carne in uscita, a dichiararlo è Confagricoltura Sardegna. Sentiamo. I nuovi focolai di peste suina africana nel nord Italia preoccupano Confagricoltura Sardegna. Affinché non riparta nell'isola la malattia, il governo nazionale rafforzi il cordone sanitario su animali e carne in uscita dalle aree infette. I controlli vanno fatti subito e bene, soprattutto dove sta dilagando il terribile virus dei suini e non solo a campione nei nostri porti e aeroporti, dove oggi transitano decine di migliaia di passeggeri, rendendo quasi impossibile la buona riuscita delle verifiche nei checkpoint sanitari. La Sardegna, solo dal 2019 e dopo una serie di restrizioni di politiche di eradicazione assai serrate, si è liberata da 40 anni di malattia, ha affermato il presidente di Confagricoltura Paolo Mele. Se da un lato è fondamentale contenere il virus nelle zone colpite, è altrettanto importante avviare campagne di formazione e informazione per veterinari e allevatori. Nel comparto agricolo, mobilitazioni su tutto il territorio per ottenere un rinnovo dei contratti provinciali. Sentiamo il servizio di Laura Marchi.
I contratti provinciali che regolano i rapporti di lavoro dentro le aziende agricole sono scaduti al 31-12 del 2023, a distanza di 8 mesi dalla scadenza, nei 4 tavoli territoriali della Sardegna. Nonostante i ripetuti appelli, ci sono stati solamente incontri sporadici, durante i quali le associazioni datoriali firmatarie del contratto, Coldiretti, CiAE e Confagricoltura, pare abbiano adottato un atteggiamento di chiusura. Su tutto il territorio nazionale si è avviata quindi una mobilitazione per denunciare lo stallo delle trattative per il rinnovo del contratto, che veda il riconoscimento di un giusto e dignitoso salario alle lavoratrici e ai lavoratori agricoli e florovivaistici. Per tutti questi motivi anche FAI, FLAI e UILA della Sardegna metteranno in campo tutte le azioni necessarie affinché sui tavoli provinciali ci sia un'accelerazione delle trattative e le controparti rispettino gli accordi presi. L'agricoltura in Sardegna rappresenta un pezzo molto importante dell'economia isolana, che secondo i dati Istat nel 2022 ha segnato un andamento positivo sia nella produzione che nel valore aggiunto. In questo settore così importante sono impegnati 23.000 lavoratori e lavoratrici, 4.127 ad Oristano. Il contesto generale economico, sociale e finanziario appare davvero complesso a causa dei conflitti in corso alle porte dell'Unione Europea, col conseguente aumento dei costi energetici e del prezzo dei beni e dell'impennata inflazionistica che ha portato i nostri lavoratori alla perdita del potere d'acquisto. Il settore è fortemente caratterizzato da una grave irregolarità, con casi che vanno dal lavoro grigio, nel migliore delle ipotesi, ad un vero e proprio sfruttamento aggravato dal reato di caporalato. In questi ultimi anni le associazioni datoriali hanno fortemente denunciato a più riprese la mancanza di manodopera in agricoltura. Per tornare ad attrarre i lavoratori in un settore che viene spesso identificato come un lavoro povero, è necessaria una rivoluzione nella narrazione, mettendo in luce le innovazioni, la qualità delle produzioni e procedendo con un'adeguata revisione dei salari, trovando strumenti che possano premiare la professionalità dei lavoratori. Il comparto agricolo può e deve dare un contributo nell'incrementare la capacità di spesa delle famiglie attraverso una politica salariale che deve passare necessariamente attraverso incrementi adeguati e il rinnovo dei contratti provinciali. E voltiamo completamente pagina. Oristano in festa per il suo campione olimpico Stefano Oppo. Oppo e Gabriel Soares hanno vinto la medaglia d'argento nel 2 di coppia pesi leggeri di canottaggio maschile a Parigi 2024. Lo ha intervistato per noi il direttore Gianni Lenda. Ciao Stefano, io voglio partire da questa fotografia. È proprio l'attimo subito dopo in cui avete tagliato il traguardo, ancora non sapevi del risultato, stanco, cosa stavi provando in quel momento? Ma in realtà io là ero ancora convinto, credo, di essere secondo al 100%. Poco dopo, quindi in quel momento stavo ringraziando Gabriel e lui stava ringraziando me per la gara che siamo riusciti a fare, perché siamo riusciti a fare tutto quello che volevamo. Poi il nostro sogno era anche di riuscire ad attaccare un po' più gli islandesi, ma loro sono delle leggende, ormai dei mostri sacri, 3 medaglie olimpiche, di cui 2 ori alle Olimpiadi in questa specialità. Quindi quello è stato il momento di scarico, di ok, abbiamo fatto tutto quello che potevamo per essere qui, oggi siamo riusciti a esprimere tutto quello che avevamo e siamo felici. Il telecronista diceva spesso, Oppo, guardavi, insomma, dovevi controllare tu gli avversari. Sì, io controllavo spesso la Grecia perché sono stati una sorpresa alle Olimpiadi, ma una grande sorpresa. È bello avere avversari così combattivi, è ancora più bello riuscire a tenerli dietro. Ecco. Semplicemente oggi un saluto ad Oristano, sei rientrato ieri, ti abbiamo già visto insieme così un'improvvisata in Piazza Roma, ma oggi sei nel tuo quartiere, quindi un saluto ad Oristano e gli oristanesi e a tutti i sardi. Sì, oggi un grande saluto di cui io fino a stamattina non ero a conoscenza, quindi per me è una sorpresa, poi a un certo punto non poteva più esserlo, quindi sono veramente contento di questa grande accoglienza e è bellissimo, sì, mi fa quasi emozionare. Ciao Stefano, ti ringrazio e alla prossima. Grazie a voi, un saluto a tutti. Cambiamo argomento. In Sardegna un tavolo di lavoro specializzato per porre l'attenzione sulla mancata applicazione della legge contenente disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico. I dettagli nel servizio di Laura Marchi.
In Sardegna si è svolto un incontro dove l'attenzione si è focalizzata sulla legge regionale numero 14 del 2022, contenente disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico. Il tavolo di lavoro specializzato sull'autismo, interno alla FIS Sardegna, durante l'incontro ha svolto la periodica analisi della situazione sarda sull'autismo ed è stato evidenziato come la legge che lo tratta, alla cui stesura hanno collaborato attivamente alcuni membri del tavolo, sia ancora distante dal trovare applicazione. L'approvazione della legge è avvenuta nel luglio del 2022 con un voto unanime del Consiglio regionale, aveva provocato un forte entusiasmo in tutta quella fascia di popolazione interessata all'innovazione legislativa, entusiasmo giustificato dalla convinzione di avere fatto un passo avanti verso la ricerca di soluzioni che favorissero l'inclusione sociale delle persone autistiche. Oggi però ha dovuto lasciare spazio al rammarico motivato dalla mancata applicazione di una legge dal potenziale enorme. Nell'incontro è stata disposta la creazione di un documento destinato all'istituzione regionale contenente le osservazioni che mettono in evidenza la mancata applicazione della legge e di un importo che la finanzi. Inoltre non si manca di evidenziare come, tra le altre cose, il testo della legge prevede delle azioni che non incidono sulla spesa pubblica. La portavoce del tavolo sull'autismo, Anna Rita Costa, afferma: «Ricevo continuamente telefonate da parte di familiari di persone autistiche che avevano riposto un'enorme fiducia in una legge che finalmente trattava l'autismo. Ora invece dalle loro parole traspare un chiaro senso di preoccupazione e abbandono, soprattutto da quelle famiglie di giovani autistici che hanno concluso il percorso scolastico e che si trovano di fronte a una situazione che propone ben poche prospettive». Aggiunge: la legge sull'autismo prevede svariati interventi che favoriranno la distribuzione omogenea dei servizi su tutto il territorio. Pertanto auspichiamo in un'azione rapida delle istituzioni per porre rimedio a dei problemi che trovano la soluzione in una legge vigente ma non ancora applicata. Il Comune e la Biblioteca di Senere presentano i laboratori del saper fare, l'attività Il tuo albero genealogico, come costruirlo con i documenti originali, a cura di Giovanni Fenu, che si terrà venerdì 9 agosto alle ore 18 nella sala conferenze della Casa Aragonese. Si tratta di un corso base di genealogia dedicato a tutti coloro che vogliono riscoprire le origini della propria famiglia. Sarà rivolto a un massimo di 10 persone a partire dai 14 anni. La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi presso la Biblioteca di Senere. E questa era l'ultima notizia del nostro appuntamento con l'informazione. Grazie di essere stati con noi. Buon proseguimento con i nostri programmi.